grandi, era un istituto che era esistente soltanto nella normativa sportiva italiana, un istituto storico che però non è presente negli altri ordinamenti sportivi delle altre federazioni. E quindi con l'abrogazione di questo istituto, dando però un anno di tempo per risolvere le comproprietà, le compartecipazioni, abbiamo dato da una parte un segnale importante sul versante dell'omogeneizzazione del nostro quadro normativo rispetto a quello della UEFA e delle altre federazioni, e dall'altra il tempo tecnico per evitare il perpetuarsi di queste operazioni che in qualche modo avevano già fatto il loro tempo sul versante della possibilità e della praticabilità. Ma le sensazioni sono sempre di grande speranza, motivata da una storia della nazionale italiana che è una storia che penso debba rendere orgogliosi tutti i tifosi italiani. 4 campionati del mondo vinti, secondi solo al Brasile, e abbiamo fatto bene anche in occasione degli europei della Confederation Cup, perché siamo arrivati secondi e terzi nelle 2 occasioni, quindi risultati importanti, però consapevolezza delle difficoltà. Noi siamo non nel ranking della FIFA, ci sono delle nazionali che hanno fatto meglio di noi in questi anni, penso alla Spagna, penso alla Germania, alla stessa Argentina. Il Brasile è il favorito d'obbligo giocando in casa. Abbiamo un girone difficile con Inghilterra e Uruguay, le ultime 2 partite importanti con l'Inghilterra e l'Uruguay, che sono state poi le partite del campionato europeo e della Confederation Cup, le abbiamo vinte tutte e 2 le volte ai rigori. Abbiamo vinto e perso con l'Inghilterra e l'Uruguay, quindi sono squadre con noi competitive, quindi sarà molto importante la squadra, il gruppo, perché non c'è il giocatore che da solo può fare la differenza. Si è visto anche in occasione della finale Atletico Madrid-Real Madrid, Ronaldo ha segnato il quarto gol inutile, ma voglio dire, non è stato lui il giocatore decisivo per il successo del Real Madrid. Sì, Crotone sta facendo un bellissimo campionato, bisogna avere tutti e crescere, questo è un problema dell'intero paese, tutti quanti noi in termini di cultura sportiva. Dal 5 di maggio al 27 di luglio è in corso la mostra sulla nazionale italiana a Roma, e lì noi vediamo i successi e le sconfitte, le grandi opportunità, le grandi anche tragedie sportive del mondo del calcio, e quindi questo vale per tutte le regioni. Ci sono delle città, dei territori che hanno la soddisfazione di ottenere un risultato importante, anche qui in Calabria, alcune che stanno ancora lottando, altre che purtroppo segnano una pagina amara, altre che hanno accarezzato un sogno che è terminato nei playoff dei campionati della Lega Pro, come Catanzaro. Calcio dilettantistico è la forza del calcio in tutto il mondo, in Europa e in Italia. Parliamo, come il presidente Tavecchio sa, come sa Nino Cosentino, Saverio Mirarchi, come sappiamo tutti quanti noi, di 15.000 società, di 60.000 squadre, di 1.200.000 tesserati, della presenza negli 8.090 comuni italiani. E questa è la forza del calcio, e questo è un patrimonio peraltro di valori di partecipazione e di identità territoriale. Il calcio dà luogo a una grande globalizzazione, una partita, una finale di una Champions League si vede in tutto il mondo, ma più si va verso il calcio globalizzato e più si sente la forza delle radici e del territorio, e quindi questa è la forza del calcio dilettantistico. Noi siamo partiti nel 2001 con la prima pietra. Abbiamo realizzato una delle più importanti strutture regionali con l'immobile della sede e poi dovevamo superare il problema dell'impiantistica. Dobbiamo ringraziare il comune che ci ha dato il terreno per 99 anni e abbiamo realizzato questo investimento di impianto in erba artificiale naturale con intaso organico, ma soprattutto abbiamo fatto qui il primo esperimento e vi dico che avevamo qualche apprensione. Il primo esperimento in Italia di un campo illuminato con tecnologia LED. Credo che meglio di così non si poteva fare in questa terra.
siamo emozionati e soddisfatti perché siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante, che è quello di avere una istituzione federale con i campi di calcio in erba artificiale, col campo di calcio a 5. Speriamo di realizzare anche l'altro, così se il Presidente federale Abete ci dà la disponibilità, come ce l'ha data in questo momento, realizziamo veramente qualcosa di eccezionale. L'unica cosa è che invito i titolari diciamo privati a realizzare, non voglio dire un albergo, ma una foresteria, perché potrebbe essere di grande aiuto a tutti quanti, in quanto le società dall'estero già ci chiedono di venire ad allenarsi. Questo potrebbe essere una cosa importante non solo per lo sport, ma per il turismo. Direi di sì, una grande soddisfazione, soprattutto la realizzazione di un sogno, dopo aver realizzato quelle che sono la prima parte di questa piccola Coverciano, cioè gli uffici. Adesso abbiamo messo su una pietra importante, che è la realizzazione di un campo di calcio a 11 in erba artificiale, senza barriere, illuminato in modo assolutamente innovativo, con illuminazione a LED, fotovoltaico, intaso organico. Insomma, quanto di meglio si può avere per un campo di calcio da lasciare alle generazioni future, ai nostri giovani, a tutti coloro i quali avranno il desiderio e la voglia di formarsi insieme ai principi della Federazione Gioco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e alle nostre società, che ovviamente potranno utilizzarlo. Posammo la prima pietra nel 2001, sono rientrato a fare il sindaco e oggi inauguro questo impianto bellissimo, quindi per me è un momento veramente bello, ma soprattutto aver ritrovato Giancarlo Abete, un carissimo amico. Veniamo dalla stessa tradizione imprenditoriale, quella tipografica, i nostri genitori hanno costruito queste bellissime aziende, quindi lo conosco da oltre 20 anni. E ritrovarlo qui in veste diversa sicuramente per me è stato anche un bel momento, onestamente. Poi credo che sia una bella pagina per Catanzaro, avere un centro federale. Grazie anche a Taveccio, grazie a Cosentino, grazie a Mirarchi, che rappresentano il comitato, però lo rappresentano con il cuore, perché onestamente hanno collaborato tantissimo con noi in questi anni, ma soprattutto tengono ai giovani, lo fanno con amore, proprio glielo si legge negli occhi. Quando stavano facendo i lavori li ammiravo, perché partecipavano con grande entusiasmo, quindi è un ringraziamento veramente. E poi credo che sia motivo di orgoglio avere anche Nino Cosentino vicepresidente nazionale della Federazione Nazionale, quindi anche lì ho avuto modo di andare parecchie volte da Tavecchio, vedere Nino Cosentino molto apprezzato da tutti i comitati regionali, quindi doppio motivo di orgoglio.